Amici One Football, eccoci qua. Siamo in compagnia di Davide Zanelli, io sono Francesco Porzio e oggi rispondiamo un po' alle vostre domande, che ovviamente sono quasi tutte sul caos del campionato, il coronavirus, però abbiamo messo insieme un po' tanti argomenti per cercare di essere un po' differenti. Prisma 06 ti chiede in questo caso, secondo te gli europei sono a rischio? Secondo voi verranno rinviati o annullati? Domandina così leggera, al vetriolo per iniziare. Ma sì, sicuro sono a rischio e di sicuro non verranno annullati, cioè annullati definitivamente. Non è che Euro 2020 scompare, potrebbe diventare Euro 2021, potrebbe essere spostato di un mese. Non so, non credo che la UEFA possa rinunciare a una competizione del genere con tutte le spese che comporta, gli introiti e tutti i soldi che ci sono in ballo. Però credo che sia una possibilità concreta quella che gli europei non vengano giocati dal 12 giugno al 12 luglio. Sì. Secondo me, questa è una cosa che ho già detto l'altro giorno, io quello che farei io li posticiperei nel 2021, perché giocarle a porte chiuse, perché già si inizia a pensare a farle a porte chiuse, è una follia, perché comunque soprattutto questi europei che sono itineranti, sono in diversi paesi, l'impatto economico che avrebbe annullare una competizione del genere per quest'anno oppure farla a porte chiuse, anche, anzi soprattutto a porte chiuse in questo caso, la perdita economica per le singole città sarebbe catastrofica. Ti faccio io la seconda domanda che viene da Gianluigi Crabu, che chiede: cosa sarebbe meglio, playoff, scudetto assegnato alla prima classificata ad oggi, campionato annullato con titolo non assegnato? Anche qua leggerissimo. Altra domandina. Cosa sarebbe meglio è difficile da sapere, perché comunque io ripeto, secondo me è un campionato falsato ormai per tanti punti di vista questo, sì. Cioè non sarà mai un campionato come gli altri, ecco, se non falsato mettiamola così, sarà un campionato sicuramente diverso che ci ricorderemo per sempre come un'annata molto particolare, ecco. Prima cosa, non sappiamo se potrà davvero finire questo campionato, quindi questa è la prima cosa che andrà capita e non lo possiamo sapere noi, non lo possiamo sapere tra due settimane. Lo sapremo probabilmente anche dopo il 3 aprile, cioè nel senso andrà avanti per un po' questa situazione. Dipenderà dagli europei, perché questo sarà fondamentale, capire se ci saranno o meno gli europei. Io la mia soluzione preferita per quanto riguarda lo scudetto, io sarei per annullarlo, cioè nel senso per non dare un vincitore. So che è una cosa quasi senza precedenti, c'è stata una volta mi sembra negli ultimi 100 anni, è anche ingiusto, come ha detto anche Gravina, da un punto di vista sportivo. Però, conoscendo anche le polemiche che poi portano queste situazioni, andrei a togliere un problema a questa cosa. Che abbiamo già talmente tanti problemi che non andrei ad aggiungere anche un altro caos come quello di Calciopoli nel 2006. Poi per le retrocessioni è un altro discorso. No, è chiaro. C'è da dire che se per caso dovesse essere spostato l'europeo, a quel punto si potrebbe guadagnare un mese. Certo. E con i campionati che slittano, se il campionato dovesse finire un mese più tardi, la gente potrebbe quasi dimenticarsi del mese di follia che abbiamo. Allora, Luigi Carbone ci fa una domanda straordinaria che non ho potuto non includere in questo Q&A, che è: qual è stata la vostra canzone di Sanremo preferita? La mia, quindi non è che la mia, lui già ne ha due, che è Sincero e Fai Rumore, che sono le mie due preferite. Io ci aggiungo Andromeda di Elodie, così la mettiamo dentro, così. Te ne hai un'altra. Allora, vabbè, per me Achille Lauro sta a due passi sopra tutti, due passi avanti, visto il futuro, e siamo testimoni di questa situazione. Zanelli 2. Achille Lauro vede il futuro. Vai avanti. Però aspetta, ovviamente Sincero rappresenta una... Ma quale versione? Quella originale o quella rifatta? No, quella modificata. Ok. Sincero è un nuovo picco del trash televisivo italiano. Sì. Che non possiamo probabilmente raggiungibile. Se penso alle cose che sono successe in questi 3 mesi in Italia, cioè nel mondo, da una crisi terza guerra mondiale, il caos di Sanremo. Fino al 2025 siamo a posto. Sì, su Twitter siamo a posto per 5-6 anni. Vai. Allora, Ermanno Repetto ti chiede, secondo te chi vincerà lo scudetto tra Juve e Lazio? Ammesso che ci sarà, dobbiamo capire anche questo sistema dei playoff, perché anche lì, se è come oggi, se fanno prima contro quarta, cos'è? Juve-Atalanta in semifinale e Inter-Lazio, esatto. E poi la giocano lì. Qui potrebbe esserci una finale tecnicamente Juve-Lazio, esatto. di scudetto. Potenzialmente. E tra le due, ripeto, in questo momento secondo me è favorita la Lazio. In questo momento è difficile anche da stabilire a che momento, però
per come era il campionato, la Lazio era la favorita. È vero. È chiaro che se poi c'è un sistema di playoff, si rimescola tutto, cioè tra 3 mesi potenzialmente può accadere di tutto in campionato, quindi Lego Baiari, che è un fedelissimo, sì. Sì, o una fedelissima, sinceramente non riesco a capire, ci chiede il mercato estivo dell'Inter. allora, mercato estivo dell'Inter, penso che l'Inter si orienterà a un cambio di modulo con Eriksen e mi sembra che Conte stia provando a inserirlo nel 4-2-3-1. Quindi mi aspetto evidentemente qualche acquisto che possa entrare in questa logica o comunque che permetta a Conte di inserire Eriksen come giocatore dietro le punte e qualcosina a centrocampo, perché Conte vuole un certo tipo di centrocampista che non è ancora arrivato, qualche ristrutturazione sulle corsie esterne, perché soprattutto 4-2-3-1 degli esterni alti, esatto. Probabilmente dovrebbe cambiare, poi bisogna vedere come vanno i riscatti che l'Inter è in ballo, perché ci sono in ballo Icardi, Perisic, che suppongo non verranno riscattati dal Bayern e dal PSG. Perisic forse c'è qualche possibilità in più, però bisogna vedere anche chi prende il Bayern come allenatore, se vuole tenerlo. Sono troppe variabili in questo momento, e poi la variabile più grossa è quella di Lautaro, perché no, è chiaro. Se parte Lautaro, tutto un altro discorso. Suppongo che andrà via. Io penso che non andrà via per la clausola, penso che verrà inserite dei contropartite e magari questi ruoli di cui stiamo parlando, magari c'è qualche giocatore. Quindi che teniamo può un occhio all'asse Inter-Barcellona. Teniamo un occhio all'asse Inter-Barcellona, perché se ci sarà un mercato, perché ormai non sappiamo neanche quello, potrebbe essere interessante. Vai. Allora, Claudian Xindi chiede: ho una domanda, l'Inter può esonerare Conte se non vince una Coppa? No, allora questo diciamo subito, Conte non verrà esonerato all'Inter, perché sono tutti innamorati all'Inter del lavoro di Conte, Zhang possiamo dire ha quasi perso la testa per Conte, quindi sono tutti assolutamente con il mister, quindi non ci sarà un esonero. Detto questo, Conte è un allenatore imprevedibile, quindi e visto quello che sta succedendo, non lo so, cioè l'unica possibilità di non vederlo all'Inter la prossima stagione è che lui si dimetta, cioè nel senso non ci sarà un esonero per rispondere alla domanda. Non credo che sia. No, dico, però la domanda è: può essere esonerato? No. Allora, Matteo Rocchetta ci chiede: se non verrà annullata, chi vincerà la Coppa Italia tra le 4 semifinaliste? Allora, te hai un nome in particolare? Io dico la vincente fra Inter e Napoli. Ok. Perché non lo so perché vado a sensazione. No, sono d'accordo. Allora, il Milan sinceramente non credo possa vincere la Coppa Italia, e soprattutto perché è riuscito a creare un caos in una situazione che sembrava aver raggiunto una calma apparente, almeno dall'esterno. E la Juve sì, va bene, la Juve resta sempre la favorita in qualsiasi partita. Se devo giocarmi una possibile outsider, dico la vincente fra Napoli e Inter. Credo tuttora che se dovessero giocare il ritorno, l'Inter avrebbe qualche chance in più del Napoli di passare, di accedere alla finale, però vabbè, vedremo quando, se e come verrà giocata la partita di ritorno e poi la finale. Alessandro Ittolis chiede se il Genoa si salverà con Nicola. Beh, stava facendo un lavoro straordinario Nicola, quando è arrivato una media punti avevo letto quasi d'Europa, c'era veramente numeri impressionanti. Non pensavo, devo essere sincero, non avevo tutta questa fiducia, non tanto in Nicola ma nel Genoa che cambia sempre ogni 3 mesi tutto, quindi pensavo sinceramente che questo potesse essere un anno davvero complicato, e lo è, però penso che ce la possa fare, quindi sono abbastanza fiducioso che si possano salvare. Cioè l'ambiente è sempre un caos, il Genoa. C'è da dire, poi se prendi i giocatori individualmente. Ogni anno sono da Champions League. Sono contro il Milan. Cioè uno che però l'ambiente è tutto, perché ogni anno sono da Europa League, sono da Europa. Chiaro. La squadra che hanno. Allora, Domenico Bianco ci chiede: secondo voi il Napoli può passare il turno con il Barcellona anche senza spettatori al Camp Nou? Se la può giocare, secondo me. È una partita secca e all'andata non mi è sembrato che il Napoli sia stato così inferiore rispetto al Barcellona. Cioè il Napoli è una squadra che contro tutte può avere sempre qualcosa da dire. E l'abbiamo visto in tutte le partite di Champions League del Napoli degli ultimi 7-8 anni. Sì. Cioè il Napoli in determinate partite ha giocatori che sanno decidere, che le sanno decidere. Cioè Mertens è uno che può decidere una partita contro qualsiasi squadra. Allo stesso modo Insigne, ma allo stesso modo Koulibaly in difesa se dovesse recuperare nel modo giusto, e Fabian Ruiz per me è un top player a centrocampo.
Poi certo, c'è cioè, Barcellona, Barcellona-Messi, cioè vedevo Messi contro la Real Sociedad, puoi far fatica per 90 minuti, poi bastano due guizzi, bastano due giocate, basta un rigore, è impronosticabile come partita. Se dobbiamo dire il Napoli ha chance, sì. Sì, quello sì. Allora, ultima domanda, Nuova Guinea. Bombetta. Nuova Guinea, e l'ho scelta apposta, che abbiamo qua il massimo esperto di Brescia al mondo, e gli chiediamo, Spal e Brescia sono già spacciate. Concentriamoci sul Brescia. Il Brescia è già spacciato? Sì, Brescia è già spacciato. Secondo me sì, perché non c'è assolutamente una logica nella gestione della stagione del Brescia. A partire dall'estate, cioè Balotelli acquistato perché c'era la possibilità di acquistarlo, ma non supportato con altri acquisti, perché Balotelli nel corso degli anni si è trasformato in un finalizzatore, ha bisogno di una squadra che lo supporti, e Cellino ha scelto una... modo di operare sul mercato abbastanza originale, diciamo, cioè lui non vuole prestiti, classici prestiti, non so, penso squadre lotta per la salvezza come Lecce, che è andato a prendersi Barak. Sì, anche da squadre importanti, per i giocatori di esubero. Cellino non fa così, vuole giocatori che siano di proprietà del Brescia possono essere valorizzati e rivenduti bene sul mercato. In questa logica ha comprato giocatori discutibili, diciamo, cioè Joronen sotto tanti punti di vista è stato un buon acquisto, secondo me uno dei migliori portieri, sì, per rendimento. Questo è il miglior acquisto al Brescia. Esatto. E dall'altra parte ci sono Scrub, che è un personaggio misterioso, diciamo Chancellor, che segna gol però commette una serie di sbavature incredibili ogni partita, e Zemral, anche lui poco chiaro. Poi vabbè, la gestione degli allenatori si sa, come Cellino, Corini, cacciato, richiamato, ricacciato, Diego Lopez che era il suo vecchio pallino, la sua creatura. Lo ricordi Grosso? Ah, c'è stato anche Grosso, quelle tre partite che abbiamo provato tutti a dimenticare. Per la Spal invece in realtà sono anche più ottimista, se dovessi sbilanciare, cioè credo che la Spal abbia una rosa di buon livello, abbia una rosa da salvezza. Nella prima parte di stagione quanti infortuni. Esatto, no, è quello stavo per dire. Adesso stanno tornando anche giocatori che possono dare una grossa mano, e quindi penso a Fares, per esempio, che è forse il miglior giocatore che c'è in rosa dopo Petagna, quindi assolutamente. Non sono stregato da Di Biagio, però penso che possano avere ancora una chance. Grazie mille per averci seguito, grazie a Davide per aver risposto alle vostre domande, e nulla, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale, mettete like al video se vi è piaciuto, e noi ci vediamo la prossima volta, ciao!